Milano fino a Vittorio Veneto, paura a Moriago per il torrente Raboso a rischio. Torna all'allarme degrado in via Roma a Treviso con i nuovi bivacchi molesti, disbandati ubriaconi. Gentilini d'accordo col giro di vite contro l'abusivismo dei Vucumfra, si scaglia però contro l'accoglienza dei profughi. Il fondo per i veneti schiacciati dalla crisi, in aiuto questa settimana una 60enne vicentina che col figlio rischia lo sfratto. Mattonieri, calderai, falegnami, valigiai tra le professioni più richieste da imprese e artigiani, ma introvabili. Noto barista 40enne di Treviso, arrestato per spaccio al cavallino, trovato in possesso di 30 grammi di cocaina. Bombe a mano, artiglieria, armi da guerra, rinvenute dai militari dell'arma nella villa di un 43enne di Giavera, denunciato. Domani mattina dalle 9.45 in diretta da Madonna Granda, la messa dell'Assunta e la tradizionale cerimonia del cero. Buonasera dalla redazione di TG Treviso. Dunque ancora maltempo, ce l'abbiamo avuto tutti sotto gli occhi anche oggi, violenti nubifragi nel pomeriggio, il torrente Raboso a Moriago ha rischiato di esondare. Siamo andati oggi a fare un giro anche nelle altre zone colpite nelle ore precedenti, da Tarzo a Scomigo e poi Refrontolo, dove ancora non si può intervenire se non per le emergenze perché l'area è sotto sequestro. Dal quartiere del Piave al Coneglianese fino al Vittoriese il cielo non dà pace. Col San Martino, primo pomeriggio di oggi, nel video le acque del torrente Raboso che scorrono in strada. Ripetuti i nubifragi, il terreno non assorbe più acqua e i dislivelli delle colline fanno il resto. Vigili del fuoco al lavoro per monitorare il corso d'acqua e rimuovere alberi abbattuti. Susegana, Pieve di Soligo, di nuovo l'area del Molinetto della Croda a Refrontolo. Finché rimarrà sotto sequestro non potrà essere messa in sicurezza. Solo interventi d'emergenza, come il ripristino della linea dell'alta tensione dopo che il maltempo dell'altra notte ha abbattuto un traliccio. A Corbanese di Tarzo si fa la conta dei danni dopo gli allagamenti di ieri pomeriggio. Ieri è successo fine mondo, cose che sono... Io avevo una casetta in legno prima qua con mio papà e in 30 anni non è mai successo. C'era un fiume che correva e veniva giù in casa. Il problema è che se si ripete ogni temporale è triste. Queste precipitazioni così forti sono sempre più frequenti, lo vediamo anche adesso. Io spero che questo mese di luglio sia un'eccezionalità, perché altrimenti bisogna prevedere comunque di fare degli interventi molto importanti. Su cosa fare? Le idee ce le abbiamo ben chiare, l'ha detto anche il governatore, ma finché si continuano a tagliare risorse ai comuni, agli enti locali, alla regione, sicuramente non si riusciranno mai a fare quegli interventi strutturali che permettono di risolvere il problema. A Scomigo, malgrado una tromba d'aria abbia abbattuto parte del capannone, la sagra si farà. Ha scoperchiato e divelto il capannone che era adibito alla copertura del palco per la musica e alla pista ballo. La festa non è iniziata, inizia domani sera. Vi aspettiamo tutti perché la festa la facciamo. Come potete vedere alle mie spalle c'è la nostra struttura fissa, che è una costruzione a regola d'arte e non si è mossa di un millimetro. E ora a Treviso, dove ritorna l'emergenza degrado in via Roma. La denuncia nel prossimo servizio con la testimonianza di un autista dei bus. Era ora. Perché era ora? Perché... Era ora di cosa? Era ora, io ho già capito cosa state filmando, un po' il degrado della città e specialmente nei giardini pubblici qui a Treviso. C'è un anno di rivieni di gente un po' strana che dorme, beve e vivacchia ormai da parecchio tempo nei giardini in via Roma. E l'accoglienza che ci riserva questo autista CTT nel vedere che stiamo documentando i bivacchi diurni di sbandati, tossici ubriaconi qui ai giardinetti di via Roma, porta d'ingresso di Treviso, degrado di cui lo stesso autista CTT è rimasto vittima. Ho subito un'aggressione e adesso non so se posso parlare anche di questa cosa qua, perché siamo tramite legali, dunque... Devo ancora affrontare il processo, se si andrà a processo si vedrà cosa succede. Anche i negozianti di Porta Altinia chiedono maggior sicurezza e denunciano come l'area verde sia anche diventata una toilette a cielo aperto. Io ho anche chiamato, diciamo, il servizio dei vigili, però ho visto che non sono... o forse hanno controllato dalle telecamere e hanno ritenuto non opportuno
il controllo. A Treviso esiste effettivamente il problema della mancanza di bagni pubblici dopo la chiusura definitiva di quelli interrati nell'atrio dell'autostazione delle Corriere. La proposta della consigliera De Zanet, riapriamoli a pagamento con una gestione pubblica e dando lavoro a chi ne ha bisogno, dice. Il mio non è soltanto un suggerimento che faccio al sindaco, ma bensì sarà una cosa che porterò avanti e la proporrò alla mia prossima commissione. Il fondo per i veneti schiacciati dalla crisi in aiuto questa settimana a Maria Antonia, 60enne di Quinto Vicentino, vive col figlio che ha perso il lavoro. Tra pochi giorni rischiano di essere sfrattati. Ciao amici, oggi siamo a Quinto Vicentino, in provincia di Vicenza. Ciao Maria Antonia. Ciao Miretta. Ciao, Angelo, ciao. Dai capelli rossi, ciao. Angelo. E questa chi è Antonia? Questa è la mia piccola ospite nuova. Mi dà forza, mi dà voglia di vivere. Eccola qua. Ho chiamato perché adesso ho lo sfratto imminente, già esecutivo, mio figlio ha perso il lavoro, io non ho nulla, sono disperata. Io non so cosa fare, dove andare. Non è possibile, una signora invalida di 62 anni non sappia cosa fare. Io non ho nulla. Mio figlio era quello che si prendeva cura di me, l'unico. E io non so più cosa fare. Io sto male, ma sto male veramente. Mio padre era carabiniere. Mi ha educato, mi ha detto: Antonia, vai via con la testa alta, non chiede nulla a nessuno. L'ho fatto finora, adesso non ho più nulla, non ho più neanche fiato, mi sto ammalando perché io ho problemi di salute, non ce la faccio più. Io chiedo solo, se è possibile, un lavoro per mio figlio. Io non chiedo soldi, chiedo lavoro e un aiuto. Chi? Da cosa? Che se c'è possibilità, una casa, due stanze, mi bastano due stanze, finché non potremo sistemare, finché mio figlio non avrà un lavoro. Guarda cosa ti ha portato Mireluccia, mamma. Guarda. Grazie, grazie mamma. Ecco. Grazie Angeli. Grazie, non ho parole, guarda. E non è finita. Voilà. Ed ecco l'assegno. Mamma. I nostri telespettatori. Grazie, grazie. Sta tremando. Guarda come tremo. Hai visto che è arrivato, voi non avete idea. Antoniuccia, cosa farai con questi soldi? Pagherò le bollette, subito, immediatamente, che mi sono appena arrivato, luce, gas e acqua, grazie, grazie. Vuol dire tanto questo assegno, Antonio? Vuol dire, no, tanto, tantissimo, grazie, grazie, non ho parole. E parliamo proprio di lavoro, con un paradosso invece: lattonieri, calderai, falegnami, valigiai sono i mestieri in assoluto più introvabili tra le imprese, quelle artigiane in particolare. Emerge dal sistema informativo Excelsior di Union Camere e Ministero del Lavoro. Queste difficoltà risultano più marcate al nord, in particolare Veneto, Lombardia, Friuli, parte della Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria. Un caso limite è proprio quello di Treviso. Rileva infine l'indagine, dove le assunzioni introvabili raggiungono il 37% del totale. Pensate un po'. Torniamo sull'emergenza profughi. Abbiamo sentito lo sceriffo Giancarlo Gentilini, si scaglia contro i Vucomprà. Alfano dice: mi scimmiotta. Bene la lotta all'abusivismo, basta che non sia il contentino di uno Stato che si ridesta da un lungo e colpevole torpore. Così il governatore veneto Luca Zaia sottolinea la necessità di contrastare ogni forma di contraffazione tra gli ambulanti non in regola, come chiesto dal ministro dell'Interno Angelino Alfano. Parole e provvedimenti condivisi anche dallo sceriffo Gentilini. Sono perfettamente d'accordo, ma ognuno sta scimmiottando e imitando quello che io dicevo 20 anni fa. E questa è una grande soddisfazione, ma purtroppo l'Italia è in caduta libera e non c'è paracadute. Dalla lotta all'abusivismo dei Vucomprà all'emergenza accoglienza profughi, per Gentilini problema umanitario di cui non ci si dovrebbe occupare. Perché qui i personaggi vanno aiutati nei loro territori, ma qui non c'è nessuna speranza di un futuro per loro. E quindi vengono qua soltanto a delinquere perché dovranno un giorno mantenersi.
Noto barista di Treviso arrestato con 30 grammi di cocaina e manette ieri al Cavallino Treporti, Piero Stradiotto, 40 anni, già dietro il bancone di molti locali di tendenza del centro, ora alla guida di uno sul litorale proprio al Cavallino. I carabinieri lo hanno fermato intorno alle 19.30 a bordo di un Land Rover. Il suo nervosismo li ha spinti a controllare l'auto in cui sono state trovate 32 dosi già suddivise di cocaina. Arrestato, è già stato processato per direttissima stamattina e condannato a una pena di 1 anno e 6 mesi sospesa e al pagamento della multa di 1.400 euro. E ora le altre notizie di cronaca da Treviso e dalla provincia. Intossicati per aver acceso il fuoco aiutandosi con l'autan, 11 scout appartenenti a un gruppo di Vedelago in uscita in Valbona, poco sopra Ospitale di Cadore, sono rimasti intossicati ieri sera. L'allarme è poco dopo le 21. Sul posto una squadra del soccorso alpino di Longarone, personale sanitario, vigili del fuoco, un'ambulanza e una pattuglia dei carabinieri. I ragazzi, che presentavano sintomi come stanchezza, freddo, mal di testa, sono stati accompagnati per accertamenti all'ospedale di Belluno. La squadra del soccorso alpino con un'infermiera è rimasta al campo scout per assicurarsi che nel resto del gruppo non si manifestassero altri malori. Morto in casa da giorni. L'allarme è questa mattina poco prima delle 10 a Santa Lucia di Piave, dove gli agenti del commissariato di polizia di Conegliano sono intervenuti su segnalazione dei vicini di casa. Entrati nell'appartamento di via distrettuale, hanno trovato il corpo ormai senza vita dell'uomo, un 53enne. Sul posto il medico legale. L'ipotesi è che si sia trattato di un decesso per cause naturali. L'uomo era nato a Mareno, ma viveva da solo a Santa Lucia. Dopo l'esplosione che a inizio luglio ha ferito gravemente in casa un 44enne di Caonada, i carabinieri stanno proseguendo i controlli sul fronte degli ordigni bellici. A Giavera, nella villa di un 43enne del posto, hanno rinvenuto vere e proprie armi da guerra, cartucce, ogive, bossoli, spolette, bombe a mano e un proiettile d'artiglieria. Tutto materiale che non era però in grado di esplodere, motivo per il quale il proprietario ha evitato l'arresto, rimediando solamente una denuncia a piede libero. Il materiale è stato sequestrato, mentre al 43enne sono state ritirate anche le armi detenute regolarmente. Dopo 7 anni, il capitano Giancarlo Carraro lascia il comando della Compagnia Carabinieri di Vittorio Veneto. Da fine agosto assumerà un analogo incarico a Crema, in provincia di Cremona. Il capitano Carraro ha voluto ringraziare tutti quelli che hanno collaborato con l'arma di Vittorio Veneto in questi anni, dai cittadini ai sindaci, come è accaduto nell'ultima emergenza in cui è intervenuto personalmente, il disastro al Molinetto della Croda. Al suo posto, al comando di Via Boni, nei prossimi giorni si insedierà il 29enne tenente Alberto Giletti. Il comune di Godega ha pubblicato un bando rivolto ai cittadini interessati a trasformare edifici agricoli non più utilizzati in case destinate a familiari. Lo ha comunicato il sindaco Alessandro Bonet, spiegando che l'iniziativa è finalizzata a evitare il consumo di nuovo suolo a fini residenziali. Fino al 15 ottobre, ha precisato, tutti i cittadini potranno presentare all'ufficio protocollo del comune specifiche richieste per la trasformazione della destinazione d'uso di fabbricati già esistenti ma non più utilizzati, i cosiddetti annessi rustici, in destinazione d'uso residenziali, abitazioni per figli e nipoti. Veniamo al Ferragosto. Tra gli appuntamenti di questo fine settimana non può mancare quello con gli artigiani a Cison di Valmarino, domani serata speciale con le frecce tricolori. Le frecce tricolori domani sera all'artigianato vivo di Cison, un appuntamento speciale per gli appassionati del volo per conoscere da vicino la pattuglia acrobatica che porta i colori dell'Italia nel mondo. Alle 20 l'incontro in piazza del municipio Cuore di Artigianato Vivo, la manifestazione che da 34 edizioni si sviluppa per vie e piazze del paese ai piedi del San Boldo. Un'edizione che, nonostante il tempo instabile e i forti temporali, ha già abbondantemente superato gli oltre 100.000 visitatori. 230 gli artigiani all'opera, partendo dalle storiche cantine Brandolini, dove è nata la manifestazione, per poi svilupparsi lungo la via che porta all'ex latteria del Col Mazzarol, ma anche lungo il Portego Coq per arrivare alle case Marian, ultimo acquisto della Proloco, che grazie al continuo impegno dei volontari è riuscita a riscattare questo edificio che in futuro diventerà un ostello per quanti vorranno vivere al meglio Cison e il suo territorio. Un'edizione in rosa, questa del 2014, con ad esempio 3 maestre vetraie che fino a domenica racconteranno l'arte veneta del vetro. Così come l'altra sera, 3 atlete, Sara Simeoni, Silvia Marangoni e Claudia Morandin, hanno raccontato lo sport al femminile. Artigianato vivo anche per i diversamente abili, con laboratori aperti tutti i giorni per imparare una nuova manualità.
Domani alle 20 l'appuntamento clou con tutta la pattuglia acrobatica a distanza a rivolto, eccezionalmente sul palco della rassegna che risponderà anche alle tante domande di turisti ed appassionati. Una presenza importante annunciata dallo storico G91 montato per l'occasione all'entrata del borgo. E per Ferragosto, invece di svuotarsi, anche Conegliano si riempirà di gente ed eventi. Ferragosto tra cultura, musica, feste e sport. Per i molti che restano in città e i tanti turisti di passaggio, Conegliano offre diverse opportunità di svago, a cominciare dalla visita al Museo del Castello. C'è la possibilità di visitare il castello e quindi il Museo del Castello rimane aperto e rimane aperta anche la piscina, sperando che il tempo consenta e invogli ad andarci. Fino ai tradizionali festeggiamenti di Ferragosto. Quella di Ogliano, che si conclude il 15 con l'Assunta, e quella di Santa Elena, dove c'è stato anche questo inconveniente del capannone, ma che però è risolto e che quindi si terrà regolarmente, che si concluderà il 18. Per finire con le diverse competizioni ciclistiche, con una grande novità, il passaggio della Hot Route delle Dolomiti e Alpi Svizzere. È una manifestazione per amanti del ciclismo e anche eroico, perché si tratta di un percorso importante, in quanto da Conegliano partirà l'Hot Route Venezia-Conegliano-Ginevra. Domani, sabato e domenica, apertura straordinaria, lo ricordiamo, di Palazzo dei 300 a Treviso, l'assessorato alla cultura del Comune, in collaborazione con i volontari del Centro Guide Turistiche, garantirà l'apertura straordinaria del palazzo in questo fine settimana di Ferragosto. Palazzo dei 300, che ospita il Consiglio Comunale, che sarà visitabile, lo ricordiamo, dalle 10 alle 14, dalle 15 alle 18. E domani Ferragosto dalle 9.45 in diretta su Rete Veneta da Madonna Granda, come ormai tradizione, la messa dell'Assunta con la cerimonia del cero che la città offre alla Vergine per chiedere la sua protezione. Sarà il sindaco Giovanni Manildo a portare il cero votivo fino ai piedi dell'effigie della Vergine di Tommaso da Modena, alla piazza di Santa Maria Maggiore. Poi dalle 21 ospiterà il tradizionale concerto dell'Assunta con protagonista l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. Focus anche a Ferragosto per farvi compagnia con gli ospiti e i vostri sms questa sera dalle 21.05 in studio col direttore Bacialli, Renato Miatello, Gianpietro Favero, Gualtiero Dall'Osto, Silvia Tonolo, Marco Biolcati. Come sempre aspettiamo le vostre opinioni da casa. Al termine del telegiornale vi ricordo anche la rubrica Acquistare informati. È tutto, a me non rimane che salutarvi, augurarvi una buona serata e un buon Ferragosto. Arrivederci. Carote 7. Ottime alleate per aumentare le difese cutanee in vista dell'esposizione al sole, squisite quelle di origine veneto. Cocomeri 8. Cosa c'è di meglio di un'anguria in compagnia per festeggiare Ferragosto? Immancabili e ottime arrivano sia da Grecia che da Italia. Fagioli 6,5. Il mercato registra una buona quantità di prodotto, ma la qualità non è sempre al top causa delle piogge. Chiedete consiglio al vostro fruttivendolo. Fagiolini 7. Sempre buona la produzione di fagiolini, anche di origine locale, da consumare previa cottura al vapore o in umido. Insalate 7. Oltre alle ottime insalate a cespo di origine veneto, vi consigliamo anche le insalatine sfuse da acquistare quotidianamente. Melanzane 8. Squisite di ottima qualità, sono da portare in tavola ogni giorno alla griglia, trifolate o come base di una saporita parmigiana. Meloni 8. Sul mercato c'è abbondanza di meloni tutto origine nord Italia, con qualità diversa a seconda delle raccolte. Fatevi consigliare. Peperoni 8. Immancabili nelle grigliate di agosto, i peperoni veneti sono ottimi, aumenta la produzione anche dal resto d'Italia. Pesche e nettarine 8. Diverse varietà, provenienze, pezzature e sapori con grande abbondanza da acquistare ogni giorno.
pomodori 7,5. Oltre al consiglio di cimentarvi nella preparazione della conserva, vi suggeriamo la degustazione di tutti i pomodori di origine veneto. Prugne e susine 7. Nelle moltissime varietà e coltivazioni presenti, le variopinte prugne sono di ottima qualità da acquistare. Uva 8. Aumentano gli arrivi e la qualità di uva da tavola, che non è più solo una primizia, ma si avvia verso la stagione piena.